storia di Diomedes, ve l'abbiamo raccontata qualche mese fa. Il calzolaio, che volendo lasciare un segno nella storia, si rivolge a uno scalpellino. Lo scalpellino gli regala uno scarto di lavorazione. Questo elemento non è un elemento di sola fantasia. Infatti, nelle storie che vi raccontiamo, la fantasia è unita a elementi reali. Se osserviamo il resto di questa iscrizione, ci rendiamo conto che in effetti non si tratta di una lastra, ma di un pezzo, probabilmente proveniente da una cava, in cui è presente anche una modanatura. È così che nascono le nostre storie. Ascoltando le parole che gli antichi hanno scelto di raccontarci, ma anche andando oltre quello che loro vogliono dirci. Ad esempio, nel caso di Diomedes, non sappiamo se Diomedes era un cittadino libero, uno schiavo o un liberto. Certo, alcuni elementi danno per sicuro che non si trattasse di un cittadino libero, il nome greco e la professione. Se fosse stato un liberto, però, non avrebbe voluto essere confuso con uno schiavo. Se fosse stato uno schiavo, come è molto probabile, invece, avrebbe sperato di poter essere confuso con un liberto. Ed è così che ci parlano le iscrizioni, ed è così che possiamo imparare qualcosa da loro, ascoltando le loro parole, ma interpretando anche i loro silenzi.